13 febbraio 2020, secondo giorno a Bormio. Siamo di nuovo a Cimino, 2650 metri, e scenderemo a 1878 metri di Fontana Longa. E ancora una volta ho tirato fuori la mia GoPro Max 360 per delle riprese divertenti a 360 gradi. Ed eccole qua. E quindi per questi primi tratti di discesa da Cimino godiamoci questi effetti particolari fatti con la GoPro Max 360 gradi. Di sicuro non è una visione che si ha tutti i giorni scendendo da Cimino. Panorama spettacolare anche quando lo si guarda deformato a 360 gradi, che vi devo dire, spettacolo. Comunque ora divertiamoci un po' a vedere questi effetti particolari, creativi. In questi primi tratti di pista mi sono divertito, appunto, ho giocato un po' con questi video a 360 gradi, poi però torneremo a un tradizionale 4K. Mi fermo e qui finisce il primo tratto di immagini a 360 gradi. E andiamo a rivedere lo stesso tratto, perché merita, anche con il tradizionale 4K 30 fps Super View girato con la GoPro Hero 7 Black. Non potevo perdermi questi panorami favolosi. E siamo sulla pista rossa di uno Primont.
mi fermo e qui termina la prima ripresa equivalente del 360 con la GoPro Max, ma ce n'è una seconda e qui iniziamo la seconda tratta fatta a 360 gradi con la GoPro Max 30 fps refresh. E divertiamoci ancora un po' su questa pallina di gelato e a deformare il mondo, a godere dei panorami con una prospettiva assolutamente insolita. Come già fatto in precedenza, vi ripropongo lo stesso tratto che abbiamo visto con le immagini deformate, creative a 360 gradi, girate in modo tradizionale con la GoPro Hero 7 Black 4K 30 fps Super View. Da qui in avanti solo immagini in 4K 30 fps Super View con la GoPro Hero 7 Black e finalmente mi posso godere la sciata. Con indicazioni, quindi pausa, lettura, riflessione e scelta, e vado nella direzione che il cartello mi dice, pista primo, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati. E ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche. E già che ci siete, condividete sui social i video che preferite. Volendo, potete seguirmi anche su Twitter. E perché no, anche su Instagram. Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo. Altro cartello, altra pausa, altra lettura, scelta, ulteriore pausa per godermi il panorama e poi giù di qua. Non tutti di qua, seguiamo la massa questa volta.
uno non inquadrato che non si capisce cosa vuole fare, quindi mi tocca attendere prima di fare le curve. Breve pausa in attesa che la pista si liberi e poi si riparte. Laggiù c'è un altro cartello, andiamo a vedere cosa ci dice, quali indicazioni ci dà. E op! Qui c'è anche un lastrone di ghiaccio che mi trae in inganno. E come ormai tradizione, pausa davanti al cartello per scegliere quale direzione prendere e questa volta vado a destra, direzione pista Sant'Ambrogio, rossa.
c'è una seggiovia che non ho ancora preso e quindi sarà il caso di andare a provare anche questa. È la Fontanalonga Valbella. Questo video è finito. Metti mi piace, iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati. Guarda altri video, ce ne sono di vari generi. I video delle giornate di sci a Bormio continuano. Ciao, alla prossima!